Questo è stop. È per fermare tutto. Vi ammazzo tutti! Ricordatevi questo nome! Tsunami! 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 Ludo! Ludo, per favore! Dai, Ludo, ti prego, apri! Che è successo? Ludo! Ludo, ti prego, vieni ad aprire la porta! Dai, sorellina, non dico niente a mamma! Apri, per favore! Sono qui, dottore. Vicequestore Piazza? Sì. Buonasera. Buonasera. Mi hanno riferito la sua richiesta di vedere Federico Buratti. Certo. Purtroppo senza l'autorizzazione del giudice di sorveglianza non posso accontentarla. Scusate, ho le mie visite. Sarò più chiaro. Voglio vedere la cartella di Buratti. Le ho già spiegato. Per la tutela della privacy... Ma lei lo sa che Federico Buratti è un trafficante di droghe? Un trafficante molto, molto ricco. Che si è comprato il medico del carcere per ottenere il ricovero in questo ospedale. La sua prossima mossa sarà quella di farsi dare gli arresti domiciliari e lei immagina quanto sarà facile per lui fuggire da casa sua? E mi dica, secondo lei sono stato corrotto anch'io? Beh, quando mi lascerà vedere la cartella clinica di Buratti le risponderò. Torneremo con l'autorizzazione. Scusate se ve lo dico, ma sono quelli come voi il motivo per cui le persone perdono fiducia nelle forze dell'ordine. Mi stia a sentire, dottore. Io ero in ospedale anche ieri, perché una ragazza di 17 anni è morta per una pasticca di metanfetamina. E c'ero qualche giorno fa per un'altra donna drogata e forse violentata. E qualche giorno prima ero in un altro ospedale per una donna incinta di 9 mesi obbligata a portare nello stomaco ovuli di eroina dalla Nigeria. Io sono un poliziotto, ma passo più tempo in ospedale che nel mio ufficio. Grazie alla quantità di merda che si abbatte su Roma tutti i santi giorni. E lo sa chi è che diventa ricco con tutta questa merda? L'uomo che lei sta proteggendo qui dentro, fra i suoi ammalati. Ha avuto un infarto per occlusione del ramo ascendente dell'arteria coronaria sinistra. Non è grave. È un uomo giovane e forte. E presto sarà in grado di lasciare questo ospedale. Alla domanda quindi se ha avuto un infarto, la mia risposta è affermativa. Alla domanda invece se sto proteggendo qualcuno, può rispondere da solo. Non può essersi comprato tutto l'ospedale, compreso il primario di chirurgia. No. C'è sotto qualcosa. Non so cosa, ma voglio scoprirlo. Questi continuano a chiedere. Sì, ho capito. Girolamo oggi esce dall'ospedale, che facciamo? Non c'è ombra di dubbio. Proseguiamo le attività, fratello. Sì, ma quelli non hanno detto che se spacciamo ancora saranno guai. O sbaglio? Guarda che quelli sono pericolosi, ah già. Ah, ma non preoccuparti, gliela faccio pagare io, quei bastardi. Che intenzioni c'hai, frate? Che vuoi fare? Vendicarmi. Tsunami li farà pentire. Allora glielo dico io a Girolamo. Mi chiami te? Sì, al momento opportuno ti chiamo io. Ciao. Ciao. Adesso vedrete perché mi chiamo Tsunami. Federico Buratti è ricoverato in ospedale. Sembra che abbia avuto un attacco cardiaco. Ieri notte gli abbiamo fatto visita per verificare se ci stesse prendendo in giro. A quanto pare non lo sta facendo. Oppure lo sta facendo molto bene. È certo. Gestire un traffico di droga deve essere durissimo, poveretto. Sai che stress? Certo, troppo stress. Oppure una siringa di bretiglio. È un medicinale che si usa per intervenire su una particolare patologia cardiaca, la presenza di extrasistoli. Ma se in caso contrario viene somministrata in presenza di tachicardia, che è una delle alterazioni più comuni dovuta allo stress, provoca fibrillazione ventricolare. E lascia delle tracce nell'organismo? Non evidente. Si troverebbe solo con autopsia. Ma se il paziente non muore... Era solo un'ipotesi. Ah, mi piace. Proprio tanto. Ma proprio tanto. Grazie, Mila. Allora, facciamo il punto. Federico Buratti
non è l'ottavo re di Roma. È l'uomo dei soldi della banda. E a quanto pare hanno smosso mari e monti per farlo uscire dal carcere. Perché lui è il cuore della banda. E secondo me gli altri hanno paura che cominci a parlare. Stando in ospedale, noi non possiamo interrogarlo. E da lì possono cercare di farlo fuggire. Perciò io voglio due volanti davanti all'ingresso e un agente fisso fuori dalla sua stanza, H24. Me ne occupo io. Snoopy, hai avuto notizie del ragazzo accoltellato? Come sta? Girolamo Lucidi? Sì. Lo dimettono dall'ospedale a mezzogiorno. Su di lui abbiamo solo la deposizione di Aldo. E non basta per sbatterlo dentro, perché Girolamo non ha precedenti. E il suo avvocato sostiene che Aldo sta soltanto cercando di incastrarlo. E poi Girolamo ci è molto più utile fuori dal carcere che dentro. Seguitelo sempre. Non perdetelo. Scoprite da chi è composta questa banda di ragazzini e soprattutto chi è questo tipo, questo tsunami. Non c'è problema. A proposito di tsunami, sono riuscito a localizzare il server di accesso. Inizialmente mi sono fatto ingannare dal dominio che è in Giappone, ma poi ho scavalcato il server che c'aveva il firewall e secondo me Tsunami gioca da Roma. Da quale parte di Roma? Questo ancora non lo so. Ho bisogno di 30 secondi per localizzare l'alloggiamento. Lui ha un programma sul computer che gli permette di far sbalzare la corrente ogni 15 secondi. È un sistema semplice e geniale, no? E lui ti batteva sempre? Mi faceva a pezzi. Ehi, io sono sicuro che stavolta lo farai tu a pezzi. Mi hai sentito? Vai, coraggio. Guarda chi c'è, uno sferato c'è. Eccolo, Girolamo Lucidi. Il nostro baby spacciatore. Che ci porterà da Tsunami. Bello! Oh. E questa chi l'ha rubata? A nessuno, è mia! Me l'ha regalata mio padre! Me l'ha comprata per tirarmi sul morale dopo questa brutta storia! No, Giro? Sto proprio coglioni i genitori, eh? Il mio li batte tutti! Senti, fa vedere dove ha preso sto fio della mignotta! Cazzo! Aiuto, ti fa male? Solo quando rido! Ma non è niente, se penso che io sto fuori e lui sta dentro! Guardala, vedi quello che ha parlato con Girolamo? Quello è un altro spacciatore. Se ci fai caso riceve una telefonata ogni 2 minuti. Ma lui dice poche cose. Sto qua? Sì, sì. Se vediamo, sì. Ma Girolamo, allora? Bella, regà, tutto bene, sto una crema. E voi? Andremo a fanchiazzo, eh? Va bene a P2, sverto. Ecco, ha appena ricevuto un ordine. Ha fatto il segno a suo compare, che giustamente lui non tira addosso la roba. Il compare va a prendere la roba nello scooter e gliela porta. La roba buona sta per arrivare e tutto torna come prima, state tranquilli. E meno male. Regà, Romaest mi reclama, se vediamo. Ciao. Se ne sta andando? Seguiamo. Ciao, bella. Ciao. Bella. Ciao. Ah, fatto il bucato? Sì, ho fatto il bucato. Rosso. Rosso? Quanto? 70. 70? 70 sono 2,5, aspetta. Bella. Via. Sono a posto così. Anche il ragazzo spaccia tranquillo. Andiamo là, lo prendiamo, lo sbattiamo dentro. Gli facciamo vedere un po' di foto e poi gli chiediamo un'altra volta se si ricorda la ragazza morta solo come un cane per colpa sua. Ma che stai dicendo? Hai sentito che ha detto il capo? Dobbiamo aspettare che ci porti dal resto della banda e da Tsunami. Poi interveniamo. Tutto a posto. Tsunami gli ha giurato che gliela farà pagare. Procediamo tranquilli. La piazza è nostra. Che vuoi? Tre azzurri. Tre azzurri. Pronto, capo? Ehi, Conte, aspetta un attimo.
Ok, parla. Luci di spaccia. Lo stiamo ascoltando con un ambientale. L'abbiamo anche fotografato. Siamo vicini a un cavalcavia alla tua raggia. C'è un viavai di gente. È entrato un paio di volte in una sala giochi dove penso si sia rifornito di roba e ora è tornato alla sua attività principale. Sì, oltre a questo c'è dell'altro, capo. Siamo sulla strada giusta. Che vuoi dire? Deve essere successo qualcosa, perché gli abbiamo sentito dire al telefono che Tsunami gliela farà pagare. Ragazzi, non lo mollate mai, mi raccomando, Va bene? Sì. Ma che ci faccio? Vai a casa, va. Corri. Ricordatevi questo nome! Tsunami! Tsunami! Buonasera signora, scusi per l'orario, c'è Giacomo? No, non è ancora tornato. Perché è successo qualcosa? No, niente, non si preoccupi, grazie. Pronto? Marco, che succede? Sono 2 ore che ti cerco, perché non rispondi al telefono? Scusami, è che è successo un casino. Sto cercando Giacomo e non riesco a trovarlo. Come non riesci a trovarlo? Siete andati via insieme? Che casino è successo? Non lo so, abbiamo litigato. Ho paura che voglia fare qualche cazzata. Che genere di cazzata? Ti spiego tutto appena ci vediamo. Hai provato da Ludo? Sì, ho provato a telefonarle, ma non mi risponde mai. Io ho sentito Cristina prima. Ha detto che sta a casa, si è chiusa in camera. Vabbè, dai, provo a parlarci io. Magari riesco a capirci qualcosa. Sara. Sì? Io ti amo. Anch'io. Sarai fuori, fratello. Quando è arrivato? Appena ti ho chiamato, 10 minuti fa. Ha bussato, ha detto che era lui, Ludo gli ha aperto e si sono rinchiusi dentro. Fortuna che i miei sono in vacanza al mare. Marco, che cosa sta succedendo? Sai qual è la cosa più assurda di tutte? Non avrei mai pensato di innamorarmi di uno sfigato come te.
più piccolo. Non sei un figo da paura. La maggior parte delle volte quando parli vorrei scavare una fossa e buttarmici dentro. Pure ce l'hai fatta, cazzo. Oggi sono rimasta chiusa qua dentro, cercando di rimettere insieme i pezzi. Mi sei mancato. Tu. Perdonami. Lo sai adesso cosa facciamo? Ora la chiudiamo con tutta questa storia. Cerchiamo un modo per andare avanti. Perché un modo ci deve essere. Vero? Ciao papà, scusa, avrei dovuto avvertirti, c'è stata un'emergenza. Sono da Cristina. A che ora torni a casa? Veramente pensavo di restare, posso? Sì, certo, ma... È tutto a posto? Sì, grazie. Buonanotte. Ciao tesoro. Adesso me lo spieghi cosa è successo? Ti ricordi, mi hai detto di fidarmi di te? Come faccio se tu mi nascondi tutto? Sei tu per primo che non ti fidi di me. Che è successo a Ludo? Che fa Giacomo? Perché tu e lui avete litigato? Voglio sapere la verità, Marco. Conosci questa parola? Verità. Ludo lo vuole lasciare. Giacomo è impazzito, ha detto che è disposto a tutto per evitare che succeda. Che significa che è disposto a tutto? Ha detto che se lei non cambia idea, lui si spara. Stai scherzando? No, ha detto mi sparo in faccia davanti a lei. Ha una pistola, vera, me l'ha fatta vedere. Cristo Sara, tu non l'hai visto, aveva gli occhi di fuori. Quando ho tentato di prendergli la pistola, me l'ha pure puntata contro. Ha detto che io non lo posso capire, perché io ho una ragazza che mi ama davvero. Per questo ero così agitato. E questa è la verità? Sì, è questa la verità. Sara, io ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Hai portato tutto? Sì, sì. Idrato di potassio e ammonio. Piazzato la roba. Veramente pensavo che per il momento era il caso di darsi una calmata. Chi te l'ha detto di fermarti? Chi te l'ha detto? La polizia ci sta addosso. Quelli... Ti fidi di me? Ti fidi di me? Dimmi che ti fidi di me. Mi fido di te. Dimmi che non mi tradirai. Allora? Non ti tradirò. Bravo. Bravo. Allora, chiama i nostri cavalli. Piazza la roba. Sai che ti dico? Dobbiamo allargare il giro. Dobbiamo procurarci altra roba. A quei pezzi di merda ci penso io.
stai facendo? Un regalo a quelli che mi sono venuti a cercare. Prima realizzano che con Tsunami non si scherza. Meglio è per loro. Vediamo, va. Babu. Ciao. 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 Che vuoi? Boh, non lo so. Fammici pensare. Però è una cosa veloce, eh. Posso stare qui tutta la serata. Vabbè, allora... pasticche. Quante ne vuoi? Due. Rosso o blu? 30 euro l'una. Rosso. Aspettami qui, eh. Vabbè. Arrivo subito. Lupo, occhio a quello che sta scendendo dal motorino. Eccolo. Quello con la felpa blu. Non lo perdere, Mila. Riesci a vedere che fanno? Ha raggiunto i suoi amici. Tiè. E datti da fare. Ha preso la roba e sta tornando. Viene da voi. Ok, tu resta dove sei. Con te? Sì, capo. Quando il ragazzo con la felpa blu gli passa la droga, arrestali e portali nella balena per interrogarli. Ricevuto. Andiamo. Sei pronto? Pronto. Andiamo. Fermi, polizia! Buoni, polizia! Dai, 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 faccio il muro, dai, vieni, vieni! La macchina? È quella. Andiamo. Polizia, avanti, scendi. Che volete, fuori? Svelti, al muro! Oh, io non ho fatto niente. Guarda in macchina e tu non mi fare incazzare. Ah, benvenuti, veramente benvenuti. Guardate che bestia la sbagliata, io non ho fatto niente. Sei sicuro? Io non c'entro niente. Guardate, ti messo un bel casino, sì? Metti sul tavolo con la cena in tasca, dai, cerca bene, forza. Dai che trovi, dai. È stato lui a vendertela. Sì. Ma che stai buono, stai mamma nel testo stronzo, dai. Eccole. Perfetto. Mila, c'è altro? No, non mi sembra. Aspetta però, c'è qualcosa che potrebbe non essere coca. Puzza sta roba, eh? Sarà meglio analizzarla. Pure stasera facciamo tardi. Questi stavolta finiscono dentro. Cammina, dai. Apri bene le orecchie perché voglio dirti una cosa. Sei in un mare di guai.
Sei accusato di essere uno spacciatore, perciò ti abbiamo pedinato. E indovina un po'? Abbiamo scattato un sacco di foto che provano che tu e tutti i tuoi amici spacciate droga. Su larga scala, potrei aggiungere. Di giorno vendi davanti alla sala giochi e sul cavalcavia del raccordo. Di notte spacci dentro e fuori dai locali notturni. 24 ore al giorno. E come se non bastasse, una 17enne è morta per l'ecstasy che tu gli hai venduto. Ma che ti passa per la testa? I tuoi genitori sono rimasti senza parole quando l'hanno saputo. Siete ragazzi di buona famiglia, non vi manca niente. Avete tutto quello che volete. Voi ragazzi avete la moto, avete la macchina, tutto. Allora, fammi un favore, spiegamelo, che cosa avete in quel cazzo di cervello? Come non detto, io so che prendi la tua merda da uno che si chiama Tsunami e so anche che è lui ad aver organizzato questo traffico. Ora voglio sapere da te chi è che si fa chiamare così. Non so di chi stia parlando, commissario. Tu sei un povero coglione. Ti rendi conto che in questo momento ti stai giocando il resto della tua vita? Non vale niente per te. Sì, ridi, ridi, stronzo. Ho i risultati delle analisi sulla roba che stava nella Smart di Girolamo. È nitrato di potassio. A cosa serve il nitrato di potassio? A fare detersivi, per esempio. Oppure le bombe. Però serve un altro paio di cose. Tipo? Della segatura, del grasso e del fertilizzante. In quella macchina c'era una puzza terribile. Che gli hai sentito dire a Girolamo al telefono? Che Tsunami gliel'avrebbe fatta pagare. Noi dobbiamo trovare subito questo Tsunami. Ho dovuto minacciare di morte il dottore. Federico come sta? Dice che mo si rimette presto. E l'avvocato che dice? Che tra poco è un uomo libero di nuovo. Il 9 giugno è il suo compleanno, 40 anni. Dobbiamo fare una festa da fare in Palais di Caligola. Con tutte le guardie che ci stanno addosso. Andiamo a finire tutti al gabbio così, no? O vedi che non capisci un cazzo. Ma secondo te perché Caligola le faceva così le feste? Per far vedere a quei figli una mignotta che lo volevano ammazzare, che a lui gliene fregava un cazzo di nessuno. Capito, frate? Hai lasciato le chiavi nella porta. Sono per te. Io adoro i cuoricini. Bello. Anche quello smalto è per me? Bah!
siete? Allora? Che è successo? Che hai visto? Un ragazzino con una felpa scura. C'ha lo zainetto rosso sulle spalle. Fischello, secondo me non ci arriva a 18 anni. Le guardie hanno detto che l'attentato è stato rivendicato con una telefonata al giornale. Hanno lasciato solo un nome. Tsunami. Come? Tsunami. Tsunami? È la cazzata che mi ha strillato contro, quel ragazzino de merda di cui ti ho parlato. È quel ragazzino! Tu mi vuoi dire che un ragazzino ha piantato tutto sto casino? Che un ragazzino sta qui e sta a sfidarmi? No, non te sta a sfidare, ha fatto saltare in aria il locale. E t'ha ammazzato Franchino. Gli fammo un funerale con mille mignotte. Lui voleva le ceneri che venivano sparse alla foce del Tevere. Sempre con mille mignotte. Come gli piaceva a lui. Paolo Franchino. Sì. È per l'esplosione della bomba nel locale di Via Ostiense. Ci sono dei feriti o un morto? Sì. Sì, è arrivata adesso. Va bene. Gianfranco Ricottini, 58 anni, di cui 15 passati nel carcere di Re Bibbia. Negli anni 90 era conosciuto come il boss del quarticciolo. Franchino. I colleghi sul posto dicono che l'attentatore è un ragazzino. Sentite. Le redazioni dei giornali hanno appena ricevuto le telefonate anonime di rivendicazione della bomba. Hanno detto solo tsunami. Totti, devi trovarmelo immediatamente. Sì, Lupo, ce la sto a mettere tutta. L'hanno visto entrare in bagno, aveva il cappuccio della felpa che gli copriva gli occhi.
Vicequestore, ho trovato questo frammento. Potrebbe far parte del contenitore con cui è stato introdotto l'esplosivo. Il proprietario del locale sullo Stiense in cui è esplosa la bomba si chiama Amanda Trevi. Sposata con Cesare Billotta, proprietario di una concessionaria Mercedes sulla Portuense. Sono andato a informarmi su quanto costa la nuova ammiraglia e guarda che ho trovato nell'ufficio di Cesare Billotta. Una foto di lui con il fratello. Manolo, l'uomo che ha ucciso Livio e che ha cercato di ammazzare me. Bene, il cerchio si chiude. Manolo è l'altro uomo dell'ottavo re di Roma. I dati che ho raccolto sul resto della famiglia coincidono. Oltre a Cesare e Manolo ci sono due sorelle che gestiscono un piccolo impero fatto di negozi di abbigliamento, di intimo, salone di bellezze, palestre. Praticamente lui sistema tutta la famiglia dei suoi uomini e risolve i loro problemi. Per questo lo chiamano il re. Ragazzi, forse abbiamo le foto di Tsunami, eh? Quello che Paolo ha trovato non bacia con le analisi che ho fatto. Ho visto la registrazione della telecamera piazzata davanti al locale. Sì, ma la faccia non si vede per niente. La fibra del tessuto che abbiamo trovato al locale è Dacron, polietilene tereftalato con del pigmento rosso. Si usa per gli zaini. Mi stai dicendo che la bomba era in questo zaino? Sì. Che cosa dice la scritta? Questo è il massimo ingrandimento che abbiamo. Muore lentamente chi evita una passione? Marta Medeiros. È una poetessa brasiliana. Allora. Sì? Partiamo dallo zaino. Cerchiamo di capire dove e quando è stato comprato. Lo so che è come cercare un ago in un pagliaio, ma è meglio che stare fermi, no? Faccio quel che posso. Paolo. Ehi. Che ti succede? Sai che c'è, Lupo? A volte delle persone puoi vedere solamente quello che ti serve, no? Ci ho giocato 2 anni io. Ho pure cercato i video delle stanze dei ragazzi giapponesi, perché poi si trovano su internet, si chiamano Ikikomori. Mi piaceva avercene di quelli su, in Giappone, lontano. Ci parlavo solo via chat, online, capito? E poi che scopro? Scopro che questo abita a Roma, a 100 metri da me. E tra l'altro, si rovina pure la vita. E io in tutto questo non ho potuto fare un cazzo. Ti rendi conto? Un cazzo ho potuto fare. Scusa ma la parola, però ci voleva. Totti, senti. Non potevi capirlo da una partita. Federico Buratti è uscito dall'ospedale. Come è uscito dall'ospedale? Il giudice ha revocato il fermo e lui ha firmato per uscire. Federico Buratti è di nuovo un uomo libero. Perché lui è malato. Così può aspettare il processo in santa pace. C'è sempre qualcuno che lo sorveglia, vero? Sì, abbiamo 2 auto. Digli di non perderlo, anche a costo di farsi vedere. Non me ne frega niente. Voglio che sappia che non lo molliamo. Non perdetelo di vista neanche un momento, anche se è un uomo libero. Allora, è andato a fare 2 passi. È un uomo libero, no? E noi siamo liberi di seguirlo. E chi va a libertà?
Lo sapevo che saresti venuto qui. Sono uscito appena mi hanno detto che ero libero. Sono messo a sede. Mi sono staccato tutte le pentose da solo, una per una. Con quell'infermiera che strillava come un tacchino, che così mi andavo ad ammazzare. Fatto prima o poi bisogna morire di qualcosa, gli ho detto, no? E gli ho chiesto dove bisognava firmare. Ora devi stare tranquillo. Ora ci rimettiamo in campo. Stavo a parlare sul serio, Iva. Io so che è finita. È che se morivo lì dentro, o sull'ambulanza, o se mi riportavo in argabbio, io morivo senza che te potevo salutare come si deve. Qua non muore nessuno, fratello. Questi non c'hanno un cazzo contro di te. Il notaio è morto. E poi in Italia in galera non ci va più nessuno. Figurati se te condannano perché non hai battuto tu scontrini. Devi stare tranquillo, Federico. Non si parte per i campi Elisi senza salutare i propri fratelli. Qui non parte nessuno. Domani è il tuo 40° compleanno. E questa è la nostra città. Sai che vuol dire? Che questa è la nostra città e ne famo come cazzo ci pare. Così è stato, così è, così sempre sarà. Bentornato a casa, bello. Bentornato, frate. Certo che dopo tutto quello che abbiamo fatto per riuscire a sbatterlo dentro. Lui se ne torna bello bello nel suo superattico. Adesso bello bello mi sembra esagerato. Fare un morto che cammina. Secondo me ha fatto una minchiata lasciare così presto l'ospedale. È che c'è in mente qualcosa. Ci ha visto. Siamo due geni della mimetizzazione. Mi sta pigliando poco culo, mi sta pigliando. Oh, si diverte così, ci divertiamo anche noi. Ma lascialo perdere, va. Stronzo. Affogati, affogati. Questa è la donna dello stronzo. Qua? Mm-hmm. E questo è lo stronzo. Giacomo Busdraghi, via dei Silvestrini, sarebbe una traversa dalla Portuense. I genitori hanno una specie di piccola videoteca nel quartiere. Sai che faccio? Io questo me lo pio e me lo porto a Focene. E gli do una lezione tale che se lo ricorda tutta Roma per 50 anni, così non ci prova mai più nessuno a fare quello che ha fatto lui. Eh? Dopo la festa. Come dopo la festa? Adesso c'è la festa di Federico, dopo ci occupiamo dei ragazzini. Ivan, ma che stai a dire? Questi ci hanno messo una bomba dentro al locale, ci hanno ammazzato Franchino. Tu così comunichi con ognuno qua, può fare come cazzo gli pare e continua a respirare come niente. Voglio casini adesso. E i guardie non c'hanno niente in mano, solo qualche irregolarità fiscale. Federico viene assolto in primo grado, il caso archiviato e noi possiamo andare avanti. Federico? Io lo so che ti vuoi bene a Federico e tutto, però devi guardare le cose come stanno adesso. E dimmelo te come stanno, Manolo, che sei tanto intelligente. Che vedi cose che gli altri non vedono, dimmelo. S'hanno messe male, Ivan, s'hanno messe molto, molto male. E potrebbero star pure peggio. Noi siamo in tre, fin dal principio. Se Federico crolla, crolliamo tutti. E lui ha un passo, e ha tanto così. Noi gli dobbiamo dare forza, gli dobbiamo dare sicurezza, capito? Gli devo far vedere che né quello sbirro di merda né tutta quella cazzo di sezione narcotici ci fa paura. Anzi, gli andiamo incontro e a viso aperto. Capito? Come dici te?
Dopo la festa. Ti sei sporcato? Dopo la festa. Dove sta andando? Sì. Cosa? In smoking? Sì, hai capito bene, in smoking. A piedi. Con due men in black che gli fanno da ombra. Lascialo andare. E vagli dietro. Lo seguiamo. Veniamo subito. Ok. Boratti è uscito da casa. Che ci tocca lavorare. Andiamo. Dove sta andando? Il nostro amico ha appena fatto la sfilata davanti alla fontana di Trevi. Ok. Sta andando per via nazionale. Pare che vaghi così, senza meta, senza sapere dove andare. Ok. Dillo se non ce la fai, Africa. Ti chiamo un taxi. Senti qua, Polenta. Pensa a te, eh? Che già assai che ti abbiamo permesso di scendere al profondo nord dove stai tu e non ti chiede mai il permesso di soggiorno. Che è da 3 ore che camminiamo. Attento. Non ha una bella faccia. Ecco. Sembra che ci sia una festa nell'hotel dove sta andando. Signori, buonasera. La chiavetta, per favore. Grazie. Ma che stanno facendo? Ha passato qualcosa al bodyguard. Mi sembra una periferica USB. È una festa a numero chiuso. Ogni volta che entra un invitato, il numero di rimanenti scala su quel monitor. Quella chiavetta deve essere l'invito. Grazie. Salve. Sì, mi riporti in camera. Thank you.
Prego, signor Buratti. Allora, eh? Hai visto che abbiamo fatto? Che abbiamo combinato? Oh, che c'hai? Niente, niente. Allora andiamo a divertire, eh? No. Che giorno è oggi? Il 9 giugno. Ben arrivati, Tagliavetta. Federico Buratti è nato il 9 giugno del 1970. Questa festa è per lui. Sì, per lui e anche per noi. Gli stanno dimostrando che non c'è niente di cui aver paura. Anche se lo seguiamo giorno e notte, non possiamo fermarlo. Perché il suo mondo lo protegge. Come se fosse una coperta magica. Ci hanno fregato. Ho controllato altri possibili ingressi. Sono tutti presidiati. Lì dentro non si entra, Lupo. L'uomo che stiamo cercando è in quell'hotel. Dobbiamo trovare un accesso. Che caldo. Mila, lo vedi quella specie di carro funebre che si è fermato vicino a voi? Sì. Le vedi quelle ragazze? Fermale. Buonasera, questa è un'operazione di polizia. Entrate subito nel furgone. Dai, forza, velocemente, prima che mi incazzi, su. Dai, veloci. Forza, mosche, su. Vai. E va piano. Aspetta, e non spingi. Oh, veloci. Scusa, ma questa serve a me. Fa vedere con gli orecchini. Da qua. Spogliatevi e dateci le vostre chiavette USB. Che aspetti a toglierti sto vestito? Ci avete fatto saltare il lavoro, come la mettiamo? Che zitta pure. Buonasera. Sì, subito. Eccoci. Mamma mia, sti tacchi. Un momento, dimmi. Ah, avevamo chiesto quattro bionde. Mi dispiace, adesso. Voi no. Scusa, che significa? Ma che perdiamo il lavoro? Quello che ho detto. Ma... Mi dispiace. Cazzo. Ma non è possibile. Ma che è uno scherzo? No. Guardi che... Dica. Qual è il problema? Dovevano essere almeno quattro ragazze bionde. Allora non le volete? Mi dispiace, non decido io. Su, ragazze, salite in macchina. Ok. Così ci salta la serata. Pazzesco. Un momento. Aspetti. Dimmi. D'accordo, va bene. Potete entrare. Chi al tuo capo che non ci capisce niente. Ragazze belle come queste non le trovo da nessuna parte. Prego. Te l'avevo detto? Se no ti portavo mia nonna con la parrucca, bionda e bionda. Prego. Grazie. Benvenuto. Buonasera. Bene, grazie. Vedrai. Bellissima, come stai? Che piacere. Siete bellissime. Buonasera. Benvenuta. Salve. Buonasera. Buonasera. Complimenti per la bellissima festa. Grazie. Benvenuta. Buon compleanno, dottor Buratti. Sai perché sono venuta, Federico? Perché è il compleanno mio. Ma tu non mi hai invitato.
Anzi, scommetto che non hai invitato nessuno. Ha fatto tutto un amico tuo, no? Come al solito, è lui che decide. Che fanno? Lui ha la stessa faccia di mio marito quando mi arrabbio e lo faccio dormire sul divano. A me mi ha dato 30.000 euro. Più soldi del vestito, mi ha detto anche di che colore doveva essere. Divertente, no? Lui mi caccia via di casa e lui mi fa tornare. Tere. Federico, tu non conti niente. Sei solo un pupazzo. Tu sei quello che finisce dentro e lui quello che rimane all'ombra a muovere i fili. Vuoi sapere una cosa? Quando mi hai lasciato, sono stata male veramente. T'ho odiato. Ma poi mi sono detta che era inutile sprecare tempo per un uomo così. Non valeva la pena. Uno che fa decidere un amico chi amare. Ma poi ho capito. Mi hai fatto tanta pena. Perché tu mi amavi veramente, come t'amavo io. Hai rinunciato tutto questo per lui, perché amavi più lui di te stesso. Ma per lui non è la stessa cosa. Lui ama se stesso più di chiunque altro. Lo vuoi capire? È per questo che mi hai fatto così tanta pena. Vi siete perse, belle principesse? Noi abbiamo una suite. Oh, che culo. Continuiamo quello che subito un po' di champagne. Questi sono i soldi che mi ha dato. Ci sono anche quelli del vestito, questo l'ho comprato a spese mie. Ah, una cosa dimenticavo. Su una cosa c'aveva ragione l'amico tuo. Come attrice non valgo un cazzo. Sì, sì, è molto divertente. E poi sai dove ti voglio portare? Dove? Io ho una casa al mare, alla Tespoli, però è fresca d'estate. Ci faccio certi bagni, c'è pure una che meraviglia. Allora? Aspettiamo il discorso, no? Per me l'amicizia viene sopra tutte le cose. L'amicizia per me è sacra. Io sono un amico solo. L'ho conosciuto in seconda elementare. Da allora non ci siamo separati più. Io per lui ho sempre fatto tutto quello che potevo. Perché lui è più di un fratello per me. E se oggi sto di nuovo qui, lo devo a lui. Ed è per questo che è a lui che io voglio dedicare questo brindisi. Giù le mani. A che ho fatto qualche cosa, no? Signori, questo brindisi lo dedico all'unico vero amico che c'è stasera qui. Questo brindisi lo dedico a mio fratello. L'ottavo re di Roma. Bravo! Allora ci rivediamo. Ti voglio conoscere ancora meglio. Ma mica c'è fretta. Se ti va, possiamo fermarci anche un certo attimo, no? Intanto ho qualcosa da bere. Magari. Ma che belle parole. Ho cambiato idea. Andiamo ora nella suite. Mm? Andiamo. Cosa vuoi? C'è tutto. Dimmi cosa vuoi e io la faccio portare. Aragosta, champagne, caviale. Scusate, scusate. Permesso? Chiamiamo Sasù, che ne dici? Teresa? È su che mi aspetta. Bene, bene. Ma manca un bacetto, ma dai. Vitto! Vitto! Yo, Vitto! E dagli questo vino! Ma che cazzo, di che stai a fare? Oh. Oddio, dico io, guarda come ti sei ridotto, alzatemi Vittorio! Ma che ha fatto? Il vino, che ha fatto? Bevi, Vitto!
Bevine un altro, mi raccomando. Figura di merda. Mamma mia, quanto sei tanta. Mi pari la dea del Nilo. Ma non è che le suite del piano di sopra sono più belle e a te ti hanno rifilato una ciofeca, no? No, bellezza, perché la mia è una suite Senator. Al piano di sopra c'è la suite Imperia con il terrazzo panoramico, solo per una persona. Oddio, ho dimenticato... Capito cosa, no? Lì nel pulmino. Arrivo subito. Va bene. Non ti muovere, va bene. Fermo, eh? Sì. Non lo faccia, si fermi. Non lo faccia. Senator. Un po' d'acqua. Ah, certo. Ma come si... Scusi, signora. Scusami. Bravo, Yankee 938, Sierra Mike. L'auto con la quale il re di Roma è andato via dalla festa di Federico Buratti è intestata a un pensionato. L'immatricolazione è stata fatta nell'autosalone di Cesare Billotta. È il fratello di Manolo Billotta. Braccio destro dell'ottavo re di Roma. Era lui l'uomo alla guida. Hai diramato la descrizione? Sì, ma per ora non c'è nessuna segnalazione. Voglio sapere tutto quello che trovi su quella macchina. Quante multe ha preso, come, dove, quando e per quale sì. motivo.
Daria! Daria! Va bene, come dici tu, giuro, non succede più che sto fuori tutta la notte senza avvisarti, va bene? Basta che ti calmi, però ti vuoi calmare un attimino. Oh, va bene, oh, va bene, prova. Non lo so a che ora torno, dai! Va bene, parliamo dopo. Ciao, dai! Problemi? Le hai detto che era un'emergenza? Io le dico tutto, perché lei ogni volta mi dice non mi nascondere le cose, tu gliele dici, lei si incazza, è così. Le donne sono fatte così, sono strane. Pure Daria stamattina. Che ha fatto Daria? Niente, siamo arrivati assieme, ha lasciato la moto, ha preso la macchina e se n'è andata. E dove è andata? E che ne so, glielo ho chiesto, l'ho detto da nessuna parte. Quella macchina ha preso? La Golf. Oh, tu vai avanti, vengo subito. Qua c'è un'altra che non sa dove andare. Qualche giorno glielo mando io da qualche parte a tutti quanto sono. Guarda, mi serve gente solita. Totti, sono io. Fammi un favore. Localizza una delle nostre auto, la Golf grigia. Sì. Ospedale. Sei sicuro? Che cosa c'è? Daria, io ti amo e voglio sapere che cosa ti succede. Voglio affrontare tutto con te. Per quale ragione non me ne hai parlato prima? Ma che cosa devo fare con te? Quando ho trovato la porta chiusa, ho pensato di aver fatto qualcosa di male. E non riuscivo a capire cosa. Ho passato tutta la notte a rigirarmi nel mio letto, a pensare come mi sarei fatto perdonare. No, non ci sto. Non c'è niente da ridere. E sono pure venuto a piedi. E come sapevi che ero qui? Perché sono un poliziotto, no? Oh. Ero così spaventato. Ho pensato che fossi malata. Ho pensato che stessi facendo tutto di nascosto perché volevi proteggermi. Ho avuto paura. Paura? Mm-hmm. Tu hai avuto paura? Mm-hmm. Tu
che ti sei infiltrata alla festa del più grande narcotrafficante della storia di Roma e senza niente, senza contatti radio, mi vieni a dire che hai paura di una cosina così? Quindi, tu dici che ce la caviamo? Ma certo. Sì, sì. Non conosco neanche tua figlia. Lo so. Va bene. Te la presento al più presto. Sistemeremo anche questo, d'accordo? Sì. Ok. È chiaro che guido io la tua moto per i prossimi 9 mesi e tu ti prendi la vecchia macchina quando avremo trovato chi ce l'ha giusta. Scordatelo. Oh! Vieni qui. Andiamo. Scemo. Sicura che sia una buona idea? Tu la sai aggiustare. Con questo mio padre lo conquisti sicuramente. Dai, andiamo. Dai. Sì, ma è un mese che è guasto. Ho capito, sto morendo di caldo. Mi dite mando il tecnico, lo mandi su. Ma quando? Vabbè, quando ti devo? Va bene, grazie. Sostituto commissario, questa è la figlia del dottor Piazza con il suo fidanzato. Grazie, salve. Sandra. Ciao. Sara. Salvo, Sciarpa, ciao. Marco. Ciao, piacere, ciao. E niente, papà sta arrivando. Accomodate, venite, prego, prego. Volete qualcosa da mangiare, cosa, dei salatini, del caffè, qualcosa da... Non fate complimenti. No, fidanzato, mi raccomando che... papà, voi. Ehi! Eccolo qua. Ciao, papà. Come stai, tesoro? Ciao, Marco. Ciao. Ebbene, allora, lei è il mio vice, Daria Lucente, e lei è mia figlia, Sara. Ciao. E Marco? Daria. Oh, sì, Marco, scusa, è il suo ragazzo. Daria. Era da tanto che volevo conoscerti. Anch'io. Tuo padre mi ha parlato tanto di te. E anch'io non... noi siamo passati perché Marco pensava di dare un'occhiata alla tua macchina. Ah, benissimo. Io vado a dare un'occhiata all'altra macchina, invece. Sì, d'accordo. E io vado a prendere le chiavi. Oh, ma che vuol dire? Ne so solo un pezzo, è famosa. Dice: muore lentamente chi evita una passione, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi. Che bella poesia! Oh, me la devo scrivere. Aspetta, c'avevo una penna da qualche parte. Ho io un pennarello. Dammi, te la scrivo sullo zaino. Come muore? Muore lentamente? Muore lentamente chi evita una passione, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi. Bella. Che cos'è? Un ragazzo ha fatto un errore molto grosso. Che ha fatto? Niente. Forza, non dovreste stare qui. Vi faccio vedere dov'è la macchina. Forza, andiamo. Torno subito. Al lavoro. Comunque, secondo me le sei piaciuta, eh? Dici? Dici. Il fascino della divisa.
Prova. Forse abbiamo qualcosa. Marco, mi hai salvato la vita. Grazie, pensavo che fosse andata per sempre. Allora, che mi dici di Giacomo? È il mio migliore amico. Questo lo so. Ma che era successo l'altra sera? Quella storia che non riuscivi a trovarlo. E lui e Ludovica chiusi in camera per delle ore. E Ludovica che prima non parla con nessuno. E tu che litighi con lui. Ludovica l'aveva mollato? È stato Giacomo a mettere quella bomba. È per questo che avete litigato per una bomba? Tu lo sapevi. Tu sapevi che il tuo amico stava per mettere una bomba e non hai fatto niente. Perché mio padre è su questo che sta indagando. Su una cazzo di bomba, Marco. Hai visto le foto? Hai visto le scritte? Parlavano di esplosione. Le bombe esplodono, Marco. Che dici? Quali bombe? Sto dicendo che il ragazzo in quella foto nell'ufficio di mio padre è il tuo amico Giacomo. Stessa maglietta. E quello zaino è lo stesso che aveva in Spagna. Quella scritta gliel'ho fatta io e tu lo sai. L'ho vista la faccia che hai fatto. Magari gliel'hanno rubato. O magari non era lo stesso. Io gliel'ho chiesto se aveva intenzione di fare una stronzata e mi ha detto di no. E perché doveva fare una stronzata? Cos'è successo che io non so? E non mi dire altre cazzate, Marco. Tu c'entri qualcosa? Credimi, io non so niente di questa storia. Se mi dici la verità, adesso, ti perdono. La verità, Marco. Stavolta la verità. Ora ne sono fuori, ma ci sono stato dentro anch'io. È cominciato tutto la sera che ci siamo conosciuti, alla festa di Ludovica. Ti ricordi quando ho aperto la cassaforte per cercare di conquistarti? Ecco, con quei soldi abbiamo comprato il primo fumo. Mi stai dicendo che tutto quello che c'è stato tra di noi fin dalle prime parole è tutta una gigantesca cazzata? No, che c'entra? Io mi sono innamorato subito di te. Tutte le cose che ti ho detto erano vere. Sì, a parte il fatto che Ludovica l'aveva lasciato. A parte il fatto che Giacomo era sconvolto per questo. A parte il fatto che sei uno spacciatore. Non ho mai fatto lo spacciatore in vita mia. Io l'ho detto subito che era una stronzata, ma Giacomo non mi ha dato retta. Io a Giacomo gli voglio bene. È il mio migliore amico, capisci? Non potevo lasciarlo da solo, avrebbe fatto un casino. Se lo lasciavo andare da solo in Spagna... No, aspetta, che è successo in Spagna? Giacomo e Ludovica hanno comprato della droga. Che droga? Quanta? 8 kg di fumo e... 30.000 pasticche. Vattene. Sara! Vattene! Vattene, Marco, non voglio vederti mai più. Io mi sono fidata di te. Ma hai appena detto che se ti dicevo la verità mi perdonavi. Ti ho mentito. Perché? Tu che cosa hai fatto? È vero, ti ho mentito. Perché ero sicuro che non avresti capito. Perché secondo te esistono solo quelli buoni, onesti, intelligenti. Quelli che non sbagliano mai, come te e tuo padre. E gli altri, i cattivi. Quelli che sbagliano, come me e Giacomo. Quelli che stanno da un'altra parte. E avevo ragione. Tsunami non perdona. L'auto che stiamo cercando prende una multa quasi tutti i giorni a Noto Velox che sta sulla via Trionfale, all'altezza dell'uscita per il raccordo. Vediamo.
Se non abita troppo lontano da dove prende le multe, allora potrebbe arrivare da qui. È una zona della città poco abitata, direi. Ci sono solo poche ville molto grandi. Dobbiamo controllarle tutte, una per una. Allora, controllate il penale dei proprietari, verificate le piante catastali e controllate anche chi paga l'elettricità, il gas, il telefono, le solite cose. Nuvo! Sì, che c'è? Oh, sta calmo, che succede? Tsunami, sta connesso, l'ho becchiato, so pure dove sta. Sta qua, guarda, è vicino Villa Borghese, in questa zona. Bravo. Qua. Oliva, ma perché non te ne vai un po' a casa? Ti rilassi. Ti fai fare un bel bagno da Magallì e a sta storia non ci pensi più. Me ne occupo io di sto pischello. Che se no, con sti ragazzini corriamo dei rischi inutili pure, eh? Che dici? Tu sai come ho conosciuto io Federico? Io da ragazzino ero timido, ero impacciato, stavo sempre male. Mio padre stava dentro e per mia madre ero l'ultimo dei problemi, quindi a scuola non parlavo. Ho passato la prima elementare praticamente muto. Mi hanno promosso perché gli facevo pena. Poi in seconda è arrivato Federico. Arto, cornasone, magro. E la maestra ha messo seduto vicino a me, perché tanto non ci voleva stare nessuno. Dopo una settimana all'uscita di scuola mi ha detto: oh, t'ho visto che non parli mai. Da domani faccio così, non parlo più manco io. Erano 33 anni che camminavamo fianco a fianco. Stasera voglio insegnare quel cazzo di ragazzino che vuol dire portare rispetto per qualcuno, capito? Sono passati degli uomini a cercarlo. Non mi piaceva l'aria che avevano. Gli ho detto che non sapevo dove fosse andato. E invece lo sapevo. Marco, io ti conosco da quando non arrivavi alla maniglia della porta. Voi due siete come fratelli. Dimmi la verità. Giacomo si è cacciato in un guaio, vero? Sì. Sì, Sara, dimmi. Papà, ho bisogno di parlare con te subito. Ti aspetto qui. Arrivo. Ciao, tesoro. Io non lo sapevo che era stato Giacomo a mettere la bomba. Mi dispiace, papà. Chi altro potrebbe sapere dove è finito? Eh? Pensaci. Dov'è? 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 Thank you.
venuta una ragazza a cercarlo. Parlavano dei giardinetti dietro Piazza Scotti. No, no, non ti devi preoccupare più. No, oh, oh. Tranquilla, Ludo, fidati di me. Calmati, Ludo. Non devi aver paura. Ti amo. Ok, tranquilla. Forza, dai. Guarda che questi adesso hanno capito che ci devono lasciare stare. Stai tranquilla. Ehi. Vattene! Vattene! Oh. Vattene! Oh, ma dove vai? Basta a me. Ma dove sei finito, rispondi? Non sono nemmeno qui. Quello è il motorino di Giacomo. Forza, monta in macchina, andiamo a cercarli. Buonasera. Ispettore Kretz, squadra narcotici. Stiamo cercando Giacomo Busraghi. Sua madre ha detto che era con lei. Ci può dire per cortesia dove è adesso? Senta, è una questione di massima urgenza. Dobbiamo trovarlo immediatamente. Io non lo so, l'hanno preso, l'hanno portato via. Cortesemente, ci può seguire e indicare i luoghi che frequentate? Dobbiamo trovarlo adesso. Ah.
Sì. Dove? Arrivo subito. Andrà tutto bene, fidati. Lo troveremo, stai tranquillo. Che è successo? L'hanno trovato. Porta a casa i ragazzi, per favore. Marco, no. Posso venire? Che sta succedendo? Ok, vieni. Abbiamo qualcosa sul ragazzo morto? Giacomo è stato ucciso in un campo sportivo. Hanno trovato tracce di erba e vernice bianca sotto le scarpe. Campo di calcio? Calcio e rugby ce ne sono 249 solo a Roma. Secondo un testimone, Giacomo è stato scaricato davanti ai giardinetti verso le 4 di notte da una Lexus bianca. Ho fatto fare un identikit. Ludovica l'ha riconosciuto come uno degli uomini che ha prelevato Giacomo ed è lo stesso uomo che io ho visto alla festa. Grande. Solo che non abbiamo la più pallida idea di chi sia. Ludovica ha ricordato anche un altro particolare. Quell'uomo aveva tra le mani un berretto da baseball con sopra una scritta. Centuria Rugby. Tra le ville che stiamo controllando ce n'è una di un club sportivo, vero? Sì. Eccolo qui. Ci siamo. Chi è? Dice questore Daniele Piazza, sezione narcotici. Abbiamo mandato. È la polizia.
C'è qualcun altro in casa oltre a lei? No, sono qua da sola. Perquisite la casa. Cascio, Franchetti, andiamo di sopra, su. È il mandato, signora, lo legga, poi glielo notifico. Siamo qui per Ivano Consanti, lo conosce? No. Qui niente. Resta con lei. Aiutami, aiutami a spostare il tavolo. Dottor, venite a bere, per favore. Vieni a vedere. È un VHS che ho trovato nella cassaforte a muro. Controllato qui? Stiamo facendo, ci sono dei documenti. Dai, vediamoli assieme. Dai, ok. Sopra comunque, sì. Ok, abbiamo. Non ci posso credere. Sono quei maledetti figli di puttana. La rapina del secolo. Sì. Si presero i nastri della sicurezza. Lupo, non abbiamo trovato nessuno. Guarda un po' qua. Sì che c'è quel narcisista. Lui è qui. Lo so che è qui. Dottoressa, abbiamo trovato il libro mastro. Questo è un plastico della casa. Questa scala non c'è. Ma allora quella prete? Butta la pistola. Tu lo sai chi sono. Sei il poliziotto che ha arrestato Federico. 14 anni fa hai ucciso mia moglie. È il figlio che aspettavamo. Quello è stato un incidente. Non la volevo ammazzare, quella donna. Quella donna. Coglione. Ti ho detto che è stato un incidente, non la volevo ammazzare. Tu lo sai da dove vengo io. Sai che vuol dire che c'è un padre con gli occhi spenti? Un padre che torna a casa e si trascina. E un giorno viene a scoprire che è morto. Mentre stava a giocare con altri ragazzini da fuori. Gli è schiattato il cuore. Torni a casa e senti tua madre che urla che è colpa loro. È colpa di quei maledetti sordi.
quelli che non ci ha mai avuto, quelli che ci ha schiattato per cercarli tutta una vita. E io quel giorno ho giurato a mia madre e mio padre che li avrei messi tutti in ginocchio, che sarei diventato un re, l'ottavo re di Roma. Non c'entrava niente sta partita. Non la volevo ammazzare. Hai rovinato tutto. Ivana Consanti, ti dichiaro in arresto. Quell'estate piantammo un albero di ciliegie nel giardino di casa di Giacomo. L'ho visto crescere. La madre ogni volta che andavamo ci ringraziava tantissimo. Si vedeva proprio che le nostre visite la rendevano felice. Il padre, invece, si chiudeva in camera e usciva solo quando eravamo andati via. Di fronte a quell'albero, poi, ci sono tornata mille volte. Quando ero felice e le risposte mi sembrava di averle già trovate tutte. Complimenti, 30 e lode. E quando mi sono trovata di nuovo davanti ad un esame che non mi aspettavo. Complimenti per il 30. Grazie. Scusa, non è che potresti lasciarmi gli appunti? Mi dispiace, non ce li ho. Il numero di telefono? Vedremo. Il codice fiscale. Quando mi sono accorta di non conoscere le domande ancora prima delle risposte. Will, ricevi quest'anello in segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Paolo, ricevi quest'anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Straordinaria, cioè te la voglio raccontare nei minimi particolari perché non c'è niente, ma mi ricordo tutto, mi ricordo la stanza, mi ricordo proprio la sensazione che avevo, la gioia interiore. Lei, mi ricordo che lei passa da dietro la porta e io la sento che è lì che mi sta sentendo, no? Ma perché stiamo litigando adesso? Che motivo c'è? Cioè, fammi capire, cioè, abbiamo tutto, non ci manca niente, ma cioè, sono il tuo commissario, mi hanno promosso, non ci manca niente. Signorina Alessandra, buonasera. Dove stai andando di bella? Più bella del primo, ma non ho capito, cioè, dai, cioè, dai. Allora, io so che ho pensato una cosa, un nuovo programma per passare una serata insieme. Sotto casa mia danno Scene da un matrimonio, un film bellissimo. Ogni volta io tornavo e quell'albero di ciliegie era lì. Continuava a crescere. Ha cominciato a fare ombra e poi a dare frutti. Quell'albero piantato nel solco in cui il bene e il male si sono spartiti la loro terra. Io so che sarà sempre lì ad accogliere le mie domande.
Dica. Vorrei entrare in polizia.